everyone. You know, Halloween is a very strange holiday. Personally, I don't understand it. Oh, kids worshiping ghosts, pretending to be devils. Oh, things on TV that are completely inappropriate for younger viewers. Things like the following half hour. Nothing seems to bother my kids, but tonight's show, which I totally wash my hands of, is really scary. So if you have sensitive children, maybe you should tuck them into bed early tonight instead of writing us angry letters tomorrow. Thanks for your attention. The House of Horror, in italiano tradotto con La paura fa 90, è una serie di episodi rilasciata come special di Halloween dei Simpson. Il primo episodio va in onda nel 1990, inserendosi quindi nella seconda stagione della serie animata. Sebbene il titolo rimandi direttamente al genere horror, è chiaro come il tono della serie non riprenda perfettamente tali ambientazioni, ma diventi più che altro una riflessione sul genere stesso, sui suoi archetipi, ed è presente una rinegoziazione dei film horror, sia classici che contemporanei. Questi episodi hanno un'impronta non solo ironica, ma anche fortemente autoironica. Di fatto gli autori giocano su se stessi e sulla propria identità. Gli episodi sono spesso omaggi a film o serie TV, principalmente relativi al genere horror, fantascientifico e fantasy. A seconda dei vari casi, come si vedrà nel corso di questa analisi, le citazioni appaiono più o meno esplicite. Gli eventi dello special non intaccano il plot della serie, essendo di fatto degli episodi antologici nella singola stagione. L'universo narrativo rimane per lo più immutato, ma in Three House of Horror differiscono alcuni personaggi. In particolare ne vengono presentati di nuovi, come Kang e Kodos, i due alieni che osservano o interagiscono con gli eventi narrati, oppure Hugo Simpson, il gemello siamese malvagio di Bart. Ma vi sono anche delle modifiche ai personaggi già esistenti, come Ned Flanders che si trasforma nel diavolo. Focalizzando l'attenzione sul cinema contemporaneo, si è scelto di prendere in analisi quattro episodi della serie, con i relativi film di riferimento, analizzandoli brevemente. Paranormal Activity è un film horror che rientra nel sottogenere del paranormale. Uscito nel 2007 e diretto da Oren Peli, la storia è interamente ambientata all'interno della casa dove abitano i due coniugi Mike e Katie, che, ben presto, si ritroveranno a dover affrontare manifestazioni di eventi paranormali. Dopo che la moglie racconta a Mike di strani avvenimenti e il suo passato, questo decide di mettere delle telecamere in ogni stanza della casa, per monitorare cosa accade, soprattutto la notte. Paranormal Activity, a livello stilistico, riprende le logiche del mockumentary, per cui, seguendo la descrizione del filone proposta da Formenti, la storia è ricostruita tramite del recovered footage. Già all'inizio del film ci vengono poi esplicitate quali sono le macchine diegetiche atte alla ripresa. Che siano immagini riprese dai personaggi stessi o provenienti da camere di sicurezza, esse, proprio in virtù delle loro imperfezioni tecniche, vengono considerate come sincere e veritiere. Il nostro occhio, dunque, si distanzia dallo sguardo dei personaggi e si allinea con la macchina. È indicativo, infatti, come la fine del film sia sancita non dalla morte di Maika, ma dallo spegnimento delle camere. La paura che Paranormal Activity pone nello spettatore è proprio quella di avere uno sguardo limitato su quanto accade, di poter fare affidamento solo alle suggestioni auditive e basare dunque la propria conoscenza su delle supposizioni. Viene dunque enfatizzata la paura dell'ignoto, tipica del genere horror. Sebbene questo sguardo distaccato permetta allo spettatore di sentirsi in una postazione privilegiata, perché soddisfa il desiderio di piacere senza porre effetti collaterali, esso ci mostra comunque meno di quanto i personaggi stessi vedano e ragiona anche sulla possibile fallacia della ripresa documentaria. Nel 23° episodio di Three House of Horror, i Simpson riprendono la struttura del film Paranormal Activity, dedicandogli l'ultima parte dell'episodio chiamata Abnormal Activity. In questo episodio, come nel film, Homer usa una videocamera per monitorare gli strani eventi che avvengono da un po' di tempo nella casa.
La narrazione viene fatta attraverso camere diegetiche. Infatti, Homer, oltre alla propria videocamera, fa installare altre telecamere di sicurezza per monitorare gli strani eventi che avvengono nella sua abitazione. Le vicende vengono mostrate infatti con il time code e a tratti velocizzate per ridurre i tempi morti. Tutto, a differenza del film, viene mostrato allo spettatore. In conclusione, nonostante l'episodio riprenda lo stile dell'horror mockumentary, il tono della narrazione è più leggero e ironico. The Others è un film del 2001 diretto da Alejandro Amenábar, classificabile come horror sovrannaturale. La storia è quella di una famiglia composta da Gracie e dai suoi due figli che, insieme ad una ristretta servitù, vive in un'antica casa infestata. Nel film è presente il tradizionale setting dell'horror gotico, con questa grande casa poco illuminata e l'impossibilità di lasciarla sia per le condizioni di salute critiche dei due bambini, allergici all'esposizione diretta del sole, che per la fitta nebbia che la circonda. Prendendo spunto dall'analisi che Camus propone per le verità nascoste, in particolare su due dei punti trattati nel saggio, The Others si inserisce nella tradizione del female gothic horror, ma lo aggiorna, includendo il perturbante nel percorso della protagonista. Proprio come Claire, Grace sarà in grado di comprendere la reale forza sovrannaturale della casa solo dopo lo sviluppo del personaggio. Percepita da tutti come una donna nevrotica e una madre pericolosa per i suoi stessi figli, Grace dovrà far luce e rimuovere tutte quelle tende che nella casa proteggono i bambini, ma nel suo animo la condannano ad una vita tormentata. Dovrà affrontare il rimorso, il dolore di aver ucciso i suoi stessi figli soffocandoli e poi la decisione di uccidere anche se stessa. La consapevolezza finale non è però a favore dei vivi, i quali si arrendono alla prepotenza dei morti e lasciano la casa che appartiene e sempre apparterrà ai fantasmi. Tale film è citato nella 25ª puntata di Treehouse of Horror. Proprio come in The Others, la casa dei Simpson è infestata dai precedenti inquilini, in realtà sempre se stessi, ma nella prima animazione in cui i personaggi sono stati presentati sul piccolo schermo, quella del 1987. La manifestazione dei fantasmi nella casa è mostrata al pubblico tramite il ritrovamento in cucina di due Frosty Chocolate Milkshake, le tipiche bevande che Homer consumava nei corti dell'87. Ma ancora, la TV dei Simpson, controllata dalle presenze sovrannaturali, appare bloccata sulla trasmissione Married with Children, citata precedentemente in una puntata del 95. Per concludere, in questa analisi è evidente come i due prodotti audiovisivi citati, nella completa dissonanza formale e stilistica, si concentrino entrambi sul rapporto tra vecchi e nuovi inquilini. Se nel film la questione è risolta con la partenza dei nuovi inquilini, per i Simpson la soluzione è affrontata rapidamente, con le diverse morti volute o accidentali della famiglia che si unisce dunque a quella dell'87. Nel finale di Treehouse of Horror non vi è comunque una soluzione definitiva, perché Lisa ipotizza che il franchising dei Simpson potrebbe creare nuove versioni della famiglia, generando un loop che presupporrà sempre la presenza di nuovi e vecchi inquilini nella casa. Split è un horror psicologico diretto da M. Night Shyamalan, ispirato alla figura di Billy Milligan, un criminale statunitense affetto da un disturbo dissociativo dell'identità interpretato da James McAvoy. La storia narra di tre ragazze che vengono rapite e si ritrovano a dover affrontare le 23 personalità del protagonista. Don't worry. My name's Hedwig. I have red thoughts. Quello psicologico è uno dei sottogeneri narrativi dell'horror basato sulle paure dei personaggi, l'instabilità emotiva e i disturbi mentali. Come nel caso di Split, ci si focalizza principalmente sull'enfatizzare i personaggi con un passato oscuro, che viene spesso reincarnato nelle minacce che dovranno affrontare. Nel film solo Casey viene risparmiata dalla bestia, perché quest'ultima si accorge dei segni di violenza che ha la ragazza, causati dalle molestie dello zio, sostenendo che le persone vittime di sofferenza sono pure. Per ottenere maggiore impatto sul pubblico, questo genere crea disagio esponendo vulnerabilità e paure universali. Mary?
come le parti oscure della psiche umana che la maggior parte delle persone reprimono o negano. Il fine è quello di suscitare e soddisfare la curiosità del pubblico, facendogli subire un forte coinvolgimento emotivo in un clima di crescente tensione. Lo spettatore, man mano che il film prosegue, viene a conoscenza delle personalità multiple di Kevin in contemporanea alle ragazze rapite. Per creare suspense, entrambi vengono continuamente informati dell'esistenza della bestia, senza però sapere quando questa si farà viva. L'introduzione del soprannaturale alla fine del film, con l'arrivo della bestia, fa provare allo spettatore empatia sia nei confronti di Casey che della stessa bestia, perché la loro interazione porta a galla le sofferenze di entrambi. Di conseguenza, chi guarda vuole scoprire come andrà a finire la storia e quindi se la polizia riuscirà a prendere l'antagonista. Nella puntata 29 di Treehouse of Horror vi è un segmento intitolato Multiplicity, che richiama il film Split. I ruoli del film si invertono di genere. Bart, Nelson e Milhouse prendono il posto di Casey, Marcy e Claire, mentre il personaggio di Kevin qui è interpretato da Lisa. La parte del rapimento è narrata diegeticamente da Nelson, che viene lasciato dalla madre a casa di Milhouse per un pigiama party a cui non è stato invitato. Lì ricevono anonimamente delle bottigliette di succo d'arancia, che in seguito si scoprirà essere state drogate. I tre bambini si risvegliano in una stanza come quella del film e dopo pochi secondi scopriamo chi li tiene prigionieri. Lisa? Il concept della puntata è più o meno lo stesso di quello del film. Lisa soffre di un disturbo dissociativo dell'identità. Mentre in Split il disturbo del protagonista è dovuto alle violenze subite da bambino, Lisa lo sviluppa quando scopre di aver preso una F al compito di ortografia perché Bart lo ha cambiato. Dopo aver ucciso Nelson e trasformato Milhouse in un ammasso di rifiuti riciclati, Lisa si concentra sul diretto interessato, Bart, colui che ha dato il via a tutta quella situazione. Proprio come nel film, si riesce ad arrivare ad un lieto fine tra la vittima e il carnefice, in quanto Bart riesce a far tornare Lisa in sé grazie ad un discorso sincero. Happy Death Day, in italiano auguri per la tua morte, è un film del 2017 diretto da Christopher Landon. Il film narra di una ragazza, Teresa, soprannominata Tree, che nel giorno del suo compleanno entra in un loop temporale e vive più volte la sua morte, finché, alla fine, non riesce a scoprire l'assassina e ad uscirne fuori. Così come accade nel film Unfriended, la narrazione di Happy Death Day parte dal logo della Universal. Anch'esso subisce gli effetti di un loop temporale e viene mostrato per ben 3 volte. Happy Death Day gioca con i generi mescolando slasher, thriller, horror e commedia romantica. Il film, a differenza degli altri citati, non può essere inserito in una categoria horror ben definita. Infatti, esso non è propriamente uno slasher, perché mancano molte caratteristiche dello slasher classico. Prendendo tali parametri dal libro di Greganti, ad esempio, non vi è riferimento al sesso, manca un gruppo di protagonisti e il film ruota solo intorno alla protagonista. Ci sono però alcuni aspetti che richiamano il genere. Teresa è una ragazza che subisce un cambiamento consistente nell'arco narrativo. Questo personaggio, come detto dallo stesso sceneggiatore, incarna in se stessa sia la mean girl, quella che solitamente muore per prima, sia le caratteristiche della brava ragazza, l'eroina e la final girl che riesce a riportare in equilibrio il mondo ordinario. Altre caratteristiche dello slasher classico presenti in Happy Death Day sono i protagonisti giovani, le numerose morti che avvengono nell'arco dei viaggi temporali, la presenza di un mentore, Carter, che aiuterà Teresa ad uscire fuori dal loop e diventerà infine il suo ragazzo, richiamando un po' il lieto fine delle rom-com. Ma l'aspetto più caratteristico ripreso dallo slasher è il fatto che la protagonista sia sola a combattere contro il mostro. Nella puntata 31 di Treehouse of Horror, i Simpson ripropongono la stessa trama del film, ma ponendo come protagonista Lisa. La serie animata riprende il concetto alla base del film.
nel giorno del suo nono compleanno, Lisa è intrappolata in un loop temporale e continua a morire. A differenza del film, però, ella verrà aiutata da Nelson ad uscirne fuori. Yes, we do, and there's one man in town who can help us with time and eternity. Che non rappresenta solo il mentore e dunque il corrispettivo di Carter, ma vive anche egli lo stesso blocco temporale di Lisa. La somiglianza principale con il film è ovviamente il loop temporale, in cui i due bambini vivono. Per concludere, per quanto riguarda l'assassino, a differenza di Happy Death Day, nei Simpson egli è e resta sempre Jill con la sua macchina. Quindi la soluzione del loop consiste nell'uccisione del primo omicida riscontrato, senza creare troppa suspense negli spettatori. In questa analisi, dunque, lo scopo è stato, attraverso le puntate di Treehouse of Horror, quello di mostrare come ragionare su un genere cinematografico sia possibile anche utilizzando tecniche e toni completamente opposti a quello di partenza. L'obiettivo nei Simpson è far capire, secondo la chiave di lettura qui proposta, come anche una serie animata possa riflettere sulle paure ancestrali delle persone, aiutandole ad esorcizzarle tramite la comicità.